Vorrei iniziare questa discussione di oggi riprendendo alcune questioni trattate nella scorsa settimana. In particolare, c'erano state un paio di domande molto interessanti, di natura generale, cioè che serve un po' a costituire la nostra conoscenza dei meccanismi complessivi di funzionamento del PNRR. In particolare c'era qualche curiosità per sapere come verrà restituito il debito contratto per finanziare il piano. Questa, come vi dicevo, è una questione che per noi non ha riflessi immediatamente operativi, voglio dire, per i beneficiari, per gli attuatori, però è interessante perché è opportuno che noi questo strumento lo conosciamo in tutte le sue implicazioni e in particolare in questa implicazione molto delicata che gran parte delle risorse che noi riceviamo attraverso il PNRR andranno restituite, cioè sono dei prestiti. E quindi la domanda era come viene restituito questo debito. Poi ci terrei anche a fare una panoramica molto sintetica, soprattutto sui programmi co della cooperazione territoriale europea, perché non siamo riusciti a parlarne nello scorso incontro, per una questione di tempo, però sono dei programmi per quanto quantitativamente limitati, voglio dire, dal punto di vista delle risorse, sono dei programmi interessanti, sfidanti. Rispetto a cui anche gli enti locali spesso si trovano nella condizione di lavorare, di operare, insomma. Faremo anche una brevissima, ancora più breve panoramica sui programmi a gestione diretta. Partiamo dall'approfondimento. Come viene restituito il debito contratto per finanziare il piano? Allora, abbiamo visto l'altra volta come le liquidazioni del PNRR all'Italia sono suddivise in liquidazioni relative a prestiti e liquidazioni relative a sovvenzioni, ovvero a contributi a fondo perduto che non andranno restituite. Abbiamo visto anche come ciascuna rata dipende dal conseguimento di milestones e target, di cui abbiamo parlato diffusamente, diciamo, nell'incontro precedente. Allora, ammettiamo che in un certo semestre, vedete, sono 10 rate semestrali fino al 31 agosto 2026, momento in cui il PNRR dovrà essere completato. Immaginiamo che per un certo semestre siano stati raggiunti milestones e target e quindi la Commissione europea, dopo aver verificato l'effettivo conseguimento di questi obiettivi, di questi traguardi e obiettivi, liquidi la semestralità, che come abbiamo detto è suddivisa in una parte di sovvenzione a fondo perduto e in una parte di prestito. Come funziona il rimborso del prestito? Per ciascuna rata ci sono 10 anni di preammortamento, in cui quindi non bisognerà restituire niente, e poi 20 anni di restituzione del prestito. Scusate, c'è un refuso critico, diciamo, nella slide. 20 anni sono di restituzione del prestito, il che naturalmente, come in tutti i mutui, significa restituire la quota capitale con degli interessi, interessi molto limitati naturalmente perché sono associati alle condizioni che l'Unione Europea ha trovato sul mercato finanziario nel momento in cui ha raccolto sul mercato le somme necessarie a finanziare il PNRR. Queste regole sono delle regole naturalmente formalizzate, in particolare nel momento in cui il piano è stato approvato, c'è stato un loan agreement, un accordo di prestito ad agosto del 2021 fra lo Stato, fra l'Unione Europea e lo Stato italiano, in cui appunto queste regole sono precisamente delineate. Quindi, in sostanza, questo significa che il completamento della restituzione del debito relativo all'acquisizione di prestiti sul PNRR dall'Italia dovrà essere completata, la restituzione dovrà essere completata entro il 2056, nel senso che nel primo semestre del 2026 noi, se tutto va bene, naturalmente
riceveremo l'ultima tranche del piano e da quel momento per quell'ultima tranche partiranno i 10 anni di preammortamento e i 20 anni di restituzione del debito. Una curiosità riguardava anche il modo in cui l'Unione Europea rimborsa i prestiti. Abbiamo detto dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea allo Stato membro c'è un versamento di prestiti e di contributi. L'Unione Europea ha acquisito i 750 miliardi necessari a finanziamento del PNRR, del dispositivo per la ripresa e la resilienza di Next Generation, li ha acquisiti interamente sul mercato. E come ha fatto? Insomma, lo ha fatto come qualsiasi diciamo, grande entità nazionale nel momento in cui raccoglie fondi sul mercato finanziario. Quindi attraverso strategie diversificate basate in particolare su titoli a lungo termine, su titoli a medio termine, diciamo, e così via. Come saranno restituiti questi fondi? Saranno restituiti in parte utilizzando le entrate dei pagamenti per la restituzione dei prestiti da parte dei vari stati membri. Ed in parte anche attraverso delle nuove fonti di entrata. In particolare la Commissione europea sta mettendo a punto delle nuove forme di risorse proprie dell'Unione europea, in particolare basata sui sistemi di scambio di quote di emissione. Già adesso ci sono dei meccanismi per cui, per esempio, le centrali energetiche o le industrie fortemente consumatrici di energia devono pagare per sforare i limiti di CO2 sostanzialmente che vengono emessi, che emettono, diciamo, utilizzando energia. E quindi l'idea dell'Unione Europea è quella di costituire delle risorse proprie basate sul sistema di scambio delle quote di emissione. Una seconda fonte è quella di adeguamento delle emissioni di CO2 alle frontiere, in sostanza di un pagamento di dazi all'importazione dentro l'Unione Europea associata alle questioni di natura ambientale e poi ancora una terza risorsa basata sulla riassegnazione degli utili di imprese multinazionali di grandi dimensioni. E quindi entro il 2058 l'Unione Europea dovrà restituire i 750 miliardi presi per finanziare Next Generation, ripeto, in parte attraverso utilizzando il rimborso dei prestiti da parte degli Stati membri, ed in parte attraverso delle nuove risorse proprie. Così dovrebbe andare. Comunque, insomma, questo fa parte, diciamo, della definizione di uno scenario macro, ripeto, per noi non ha conseguenze operative perché diciamo, in particolare gli enti locali vengono sovvenzionati, diciamo, alla fine ricorrendo in misura minima o non ricorrendo per niente, diciamo, a strumenti di prestito, ma unicamente attraverso strumenti di sovvenzione. Ecco, un'altra domanda che è molto interessante era chi detiene il debito che l'Unione Europea ha preso sul mercato internazionale per finanziare il PNRR. Gli attori, diciamo, finanziari classici, per esempio le banche, per esempio i fondi pensione, gli hedge funds e così via. Quindi i soggetti che si muovono sul mercato finanziario, in sostanza facendo transazioni, nel caso specifico comprando titoli a fronte di liquidità. L'Unione Europea ha anche fatto un po' come dire, una statistica, insomma, ha raccolto dei dati sulla distribuzione degli investitori per paese e vedete come c'è diciamo, una distribuzione abbastanza articolata che in parte vede, diciamo, come detentori di questi titoli dell'Unione Europea, dei soggetti interni all'Unione stessa, francesi, italiani, tedeschi e così via, e vede anche una componente diciamo extraeuropea di, ripeto, di istituzioni che detengono il debito fatto dall'Unione Europea per finanziare Next Generation. Quindi, insomma, questa è una materia articolata, insomma, che
comunque su cui comunque l'Unione Europea ha prodotto molto, insomma, in termini di rapporti, relazioni, informazioni, insomma, e quindi chi ha interesse ad approfondire può sicuramente trovare degli articoli, delle relazioni molto interessanti su internet. Ecco, una seconda parte, insomma, di questo prologo alla nostra lezione riguarda invece un po' il completamento dei ragionamenti della panoramica che stavamo facendo nel corso della scorsa riunione sugli strumenti attivati nel 2021-2027 per il finanziamento delle politiche di coesione e di sviluppo, diciamo, di transizione ambientale e digitale. Un cenno in particolare interessante farlo alla cooperazione territoriale europea, su cui peraltro diciamo, la Sicilia già nei passati periodi di programmazione è stata fortemente diciamo, impegnata. Ecco, prima di parlare dei fondi, vi ripropongo questo sguardo d'insieme insomma, sugli strumenti attivati. Noi abbiamo le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza europeo, quindi, che finanziano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo visto come al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si affianca il fondo complementare per un valore complessivo di circa 30 miliardi di euro e che insiste sostanzialmente sulle stesse missioni e componenti del PNRR. Su questo, sul fondo complementare, nella prossima riunione comunque faremo un accenno un pochino più specifico. Accanto a questo blocco grosso abbiamo i fondi FESR, FSE Plus, che finanziano i programmi regionali, i programmi nazionali 2021-2027 e di questo anche parleremo nei nostri prossimi incontri. Ovviamente i FESR e Fondo Sociale finanziano i programmi in regime di cofinanziamento, cioè come sapete affiancando la quota comunitaria ad una quota nazionale. Il FESR finanzia anche la cooperazione territoriale europea, a cui appunto è dedicata diciamo, questa breve introduzione. E nell'ambito della cooperazione noi abbiamo anche degli strumenti cosiddetti della cooperazione esterna che finanziano dei programmi che sono dedicati appunto alla cooperazione fra regioni europee, regioni e territori europei e paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, o perché stanno per aderire, sono in regime cosiddetto di preadesione. Oppure perché sono nostri vicini, pensate ad esempio al bacino del Mediterraneo. E adesso vedremo questi programmi in particolare quali sono. Abbiamo poi in questa panoramica un po' complessiva i fondi diretti dell'Unione Europea che finanziano i programmi tematici come Orizzonte Europa, come Erasmus, come Europa Creativa, di cui sicuramente avete sentito parlare, e che sono gestiti direttamente dalla Commissione Europea oppure da sue agenzie. Contrariamente agli altri fondi che sono gestiti in cosiddetto regime di gestione concorrente, cioè dove il nostro paese e le sue articolazioni istituzionali, in effetti, a essere titolari dei vari programmi. E poi abbiamo anche delle risorse che non sono delle risorse comunitarie, ma sono delle risorse nazionali molto importanti, a questo pure dedicheremo un pochino di attenzione nei pro nostri prossimi incontri. E che sono basate sull'utilizzazione del Fondo Sviluppo e Coesione, che è un fondo di riequilibrio regionale che persegue anch'esso delle finalità di riequilibrio e di coesione e che viene attuato attraverso piani di sviluppo e coesione. Noi abbiamo dei piani di sviluppo e coesione che stanno utilizzando risorse ancora impegnabili provenienti dalle passate programmazioni. E avremo dei piani di sviluppo e coesione che utilizzano il nuovo Fondo Sviluppo e Coesione, quindi relativo al periodo di programmazione 2021-2027. Come vedete, è un quadro molto articolato, la conclusione essenziale, diciamo, che possiamo concludere guardando questo quadro è che noi abbiamo a disposizione delle risorse molto importanti e quindi ci vuole molta attenzione, diciamo, a scegliere e a realizzare dei progetti di particolare utilità.
pochi cenni sulla cooperazione territoriale europea, su Interreg. Interreg nel senso che è un programma che mette insieme, che propone la collaborazione di regioni appartenenti a stati membri differenti. Noi abbiamo quattro componenti del nuovo Interreg 2021-2027. In gran parte sono quelli della programmazione 2014-20. Noi avremo comunque la cooperazione transfrontaliera, quindi fra aree territoriali di livello provinciale. Questo NUTS-3 è la nomenclatura europea che indica aggregazioni territoriali simili alle nostre province, quindi di livello subregionale. La cooperazione transfrontaliera è definita appunto del livello delle province. La cooperazione può riguardare sia confini terrestri, ad esempio la cooperazione, poniamo insomma, fra le regioni italiane, le province italiane confinanti con la Francia e le corrispondenti province francesi, sia frontiere marittime, ad esempio nell'ambito di Italia-Grecia, della collaborazione della cooperazione fra Italia e Grecia, noi vediamo che sono le province, ad esempio di Bari o di Brindisi, che entrano in questi programmi di cooperazione con la Grecia. E a questo va il 72% delle risorse. Abbiamo poi la cooperazione transnazionale che riguarda le regioni, NUTS-2 nella nomenclatura comunitaria, a cui va il 18% delle risorse e che riguarda programmi riguardanti grandi bacini, e adesso vedremo poi quali sono. Abbiamo una quota di cooperazione interregionale, ovvero di cooperazione basata sullo scambio di pratiche su tematiche rilevanti per i fondi 2021-2027 fra regioni anche non confinanti, cioè fra regioni che abbiano interesse a condividere un'esperienza, delle progettualità comuni. E abbiamo poi una quarta componente che è della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, che non ci interessa come Stato membro italiano, e che riguarda in particolare i cosiddetti territori d'oltremare, cioè territori che appartengono all'Unione Europea, ma sono per esempio nel Pacifico, noi esistono ancora dei piccoli territori che fanno parte dell'Unione Europea, pur non appartenendo all'ambito territoriale europeo. Come vengono finanziate queste programmazioni? Vengono finanziate in parte attraverso il FESR, attraverso il FESR quando si tratta di cooperazione tra regioni e territori interni all'Unione Europea, e vengono finanziate da fondi dedicati, e in particolare IPA e il nuovo strumento di vicinato, quando si tratta di coinvolgere regioni e territori che non fanno parte del territorio dell'Unione. La cooperazione territoriale europea funziona esattamente sulla base dei grandi obiettivi strategici di cui abbiamo visto l'altra volta, e quindi Europa più intelligente, Europa più verde, mobilità, Europa sociale, Europa vicina ai cittadini. Quindi la struttura, delle grandi tematiche è uguale. Vi sono, dei paesi esterni che sono coinvolti, come vi dicevo, che sono o paesi che hanno in atto una procedura di preadesione, per esempio l'Albania, il Kosovo, il Montenegro e così via, oppure i paesi del vicinato che sono, Africa subsahariana, ma anche Asia e Pacifico, nella misura in cui sia rilevante sviluppare con questi paesi delle dinamiche di cooperazione su determinati oggetti. Abbiamo un elenco di programmi ben definito dalla Commissione europea, adesso vedremo in particolare quello che interessa specificamente la Sicilia, e abbiamo anche un'identificazione delle aree che partecipano ai diversi programmi. Anche nei programmi di cooperazione territoriale europea vale un principio di cofinanziamento con un contributo massimo sostanzialmente dei fondi dell'80%,
E c'è una particolarità che è quella della governance dei programmi, nel senso che i programmi sono elaborati e sorvegliati in modo, come si dice, cooperativo dagli stati membri che partecipano ai programmi stessi, però le autorità di gestione e le autorità di OTE sono uniche, nel senso che si definisce, ad esempio, che l'autorità di gestione sia posta, sia collocata in un determinato paese, ad esempio. Quindi l'Italia, ad esempio, può essere autorità di gestione di un programma, diciamo, del Mediterraneo. I beneficiari, invece, sono dei gruppi di partner che appartengono a paesi diversi. Quindi è richiesto per lo sviluppo di diversi progetti un regime di cooperazione tra istituzioni o anche organismi privati che sono localizzati in diversi stati membri. Ogni programma poi ha le sue regole specifiche per quanto riguarda l'ammissibilità dei diversi beneficiari, la composizione del partenariato. Quali sono i programmi a cui partecipa la Sicilia? Il programma IPA Adriatico Mare Ionio. Il fatto che ci sia questo acronimo IPA significa che questo è un programma di cooperazione esterna, e infatti la vedete come le regioni, parliamo di livello NUTS 2, che partecipano, diciamo, a questo programma, sono per esempio l'Albania, il Kosovo e così via, naturalmente insieme all'Italia e Grecia. E questo è un programma transfrontaliero, cofinanziato da fonti esterne. Abbiamo poi un programma Euro-Mediterraneo, che è un grande programma di cooperazione transnazionale, a cui partecipano vari paesi europei, fra cui l'Italia e, a livello di regioni, la Sicilia. Abbiamo un programma ugualmente bacino del Mediterraneo, ma che è finanziato nell'ambito delle politiche di vicinato a cui partecipano sia regioni italiane, sia regioni, ad esempio, del bacino del Mediterraneo. E abbiamo poi un programma Italia-Malta di cooperazione transfrontaliera, in cui c'è anche la Sicilia, e un programma Next, ovvero di vicinato Italia-Tunisia, che anche questo è un programma transfrontaliero. Perché è utile, diciamo, questo richiamo? Perché sia a livello, ripeto, di regione, sia a livello di territori, e quindi con possibili beneficiari, ad esempio, rappresentati da aggregazioni di comuni, è possibile, diciamo, che vi sia l'opportunità, la possibilità di prendere parte, diciamo, a progettazioni appartenenti a questi programmi. I programmi di cooperazione territoriale europea, esattamente come gli altri programmi regionali e nazionali, in questo momento sono in una fase finale di approvazione. Stanno per essere approvati. Vedete una fonte informativa su questi programmi, sul loro stato di attuazione. Sul loro stato di attuazione, in particolare dal punto di vista dell'approvazione, sta su Open Coesione, su cui probabilmente qualcuno di voi avrà avuto modo di andare. Insomma, è un sito, un portale, diciamo, molto importante, insomma, curato dal Dipartimento delle Politiche di Coesione, che raccoglie informazioni sullo stato di attuazione delle politiche cosiddette finanziate da fondi aggiuntivi per la coesione, e una piccola sezione, insomma, del portale dedicata appunto a un'informazione aggiornata sullo stato di attuazione dei vari programmi. Ecco, vedete che, per esempio, noi abbiamo che l'IPA Italia, Albania, Montenegro è già stato approvato, che invece Italia, Tunisia, Italia, Malta sono in corso di approvazione, però stanno per partire. Diciamo, un po' sono stati coinvolti anche programmi di cooperazione territoriale europea in questo un po' ritardo, insomma, che c'è stato per l'avvio della programmazione 2021-2027.
Sulla gestione diretta vi dico veramente pochissimo, nel senso che diciamo, la materia è molto vasta, ma i concetti che, come dire, di cui dobbiamo essere padroni, insomma, in questa fase sono pochi. Abbiamo detto già nella scorsa riunione come i programmi di gestione diretta siano attuati direttamente dalla Commissione europea. In molti casi attraverso delle agenzie, o delle agenzie europee o anche delle agenzie nazionali. Però comunque, come dire, la titolarità di questi programmi rimane assolutamente alla Commissione europea, mentre nel caso dei programmi cofinanziati da FESR e FSE+, abbiamo visto come si tratta di gestione concorrente, cioè con la Commissione che delega agli stati membri la programmazione e l'attuazione dei singoli interventi. Invece, nel programma di gestione diretta è la Commissione europea che rimane il dominus della materia. In molti casi, però, e questo è un esempio riportato nella slide, si appoggia su agenzie nazionali. Per esempio, uno dei programmi più famosi, più conosciuti come Erasmus+, viene attuato dall'INDIRE, che è un'agenzia, un istituto nazionale sulla ricerca educativa, sull'innovazione, in collaborazione con l'Agenzia per i Giovani e con l'INAP, l'ex ISFOL, e loro costituiscono un po' l'agenzia nazionale che, in base ad accordi, ovviamente, sulla base di un mandato della Commissione europea, attua Erasmus+. Questo viene replicato in diversi casi. E questo, diciamo, deve orientare anche nella ricerca dell'informazione, naturalmente, perché abbiamo un'informazione di livello nazionale che riguarda l'attuazione dei programmi di gestione diretta per le componenti che più direttamente ci riguardano. Qui mi limito, diciamo, a indicare qualcuno di questi programmi, quelli più conosciuti. Orizzonte Europa è un programma di grandissime risorse, che riguarda la ricerca, l'innovazione, le competenze scientifiche, quindi è il campo di azione privilegiato, diciamo, di università, di istituti scientifici, di grandi imprese e così via, ma ci sono anche delle componenti di innovazione tipo sociale, comunque, quindi linea di massima, diciamo, non è escluso che anche i territori, diciamo, possano essere in qualche occasione, diciamo, coinvolti in progettazioni a valere su Orizzonte Europa. Ci sono anche altre sigle, diciamo, che sicuramente conoscete, come il programma LIFE, come lo stesso Erasmus, come Europa Creativa, dove le opportunità per il territorio pure esistono, di valorizzazione culturale, di partecipazione, di inclusione culturale, di scambi europei. C'è un altro programma, per esempio, come Coppie Europee di Solidarietà, che riguarda giovani volontari, e anche questo, diciamo, è un tema, diciamo, che a qualsiasi livello istituzionale, a qualsiasi livello territoriale, diciamo, può avere, insomma, un certo interesse. Quindi, diciamo, poi la conclusione, insomma, di questa panoramica di non sottovalutare, diciamo così, come potenziali beneficiari queste fonti, ma magari di mantenere sempre un pochino di attenzione sul fatto che i programmi vengano approvati, sul fatto che escano i bandi, sui contenuti che potrebbero interessarci come istituzioni beneficiarie o anche semplicemente come veicolo di informazione nei confronti di cittadini, giovani in particolare, che da questi strumenti potrebbero essere interessati. Una grande fonte informativa, un portale secondo me bellissimo, anche un po' paragonato ai nostri, che a volte lasciano un pochino più a desiderare, un portale della Commissione sulle opportunità di finanziamento, in particolare dei programmi a gestione diretta. Solo il programma di gestione diretta, voglio dire, è questo sito, Funding and Tender Opportunities, che è tra i migliori, per la verità, che io abbia mai visto, dà un'informazione molto, come dire, razionale, nel senso che dà un'informazione chiara su gli avvisi in uscita,
quindi che stanno per essere pubblicati, sugli avvisi attivi, sugli avvisi scaduti, e anche questa è un'informazione utile per farci un'idea in qualche caso, e poi, diciamo, progressivamente scegliendo le materie, i programmi di proprio interesse, e così si può arrivare fino alle documentazioni relative ai singoli avvisi e anche, per esempio, su informazioni sui beneficiari che hanno partecipato ai vari avvisi. E quindi, insomma, è una fonte di informazione particolarmente rilevante. Ok, allora questo posso chiuderlo. Spero di aver soddisfatto soprattutto la curiosità delle persone che si chiedevano: ma come faremo a restituire questi importi? Grazie Raffaele, anzi, per questo intervento conclusivo della prima parte, dei quesiti. Di questi. Allora. Allora, ricordo a tutti, mentre condividiamo l'altro materiale, che è possibile svolgere il test ingresso. Tutti coloro che non l'hanno già fatto lo potranno svolgere prossimamente. Vi arriverà un link al vostro indirizzo mail. Riceverete questo link per accedere a Google Moduli, quindi non vi preoccupate perché non è ancora stato inviato. E sono in tanti a chiedermi anche del materiale. Il materiale didattico del relatore vi sarà messo a disposizione. Non è ancora stato pubblicato il materiale, quindi riceverete comunicazione di dove trovare questo materiale. Bene. Allora, adesso entriamo un po' più nel merito, insomma, dei contenuti, insomma, dell'incontro di oggi, e cerchiamo di capire come funziona il piano. Nella scorsa riunione abbiamo dato una serie di indicazioni generali che riguardano in particolare il meccanismo, come si dice, performance-based del PNRR, che è legato, insomma, non alla rendicontazione della spesa, come siamo stati finora abituati, in particolare attuando i programmi finanziati dai fondi, ma sul conseguimento, come abbiamo visto, di traguardi e obiettivi, ovvero dal raggiungimento di eventi diciamo, qualitativi, come può essere l'approvazione di una riforma, la pubblicazione di un decreto nel corso dell'attuazione e anche ad obiettivi, cioè a risultati invece tangibili, quantitativi, come può essere il completamento di un investimento, termini di edifici, per esempio, messi in efficienza energetica o di persone formate e così via. Adesso entriamo un pochino più nel merito e in particolare. Svolgeremo la prima parte che riguarda la governance del piano, cioè quali sono gli attori in campo per attuare questo PNRR. E quindi vedremo qual è il ruolo delle amministrazioni centrali e qual è il ruolo dei cosiddetti attuatori. Giusto per renderci sempre facili le cose, nel PNRR si è adottata una terminologia un po' diversa da quella dei fondi. Nel senso che gli attuatori poi sono quelli che nei fondi chiamiamo beneficiari, cioè sono i soggetti che coordinano l'attuazione degli interventi finanziati dal piano. E questo lo faremo nella prima parte. Nella seconda parte faremo una rassegna di misure per gli enti locali, in particolare di investimenti possibili per gli enti locali, e vedremo anche quali sono le fonti informative. Il tema delle fonti informative sul piano è molto importante, nel senso che noi siamo un po' sottoposti a un diluvio di atti, procedure, circolari, linee guida. Questo è anche giustificato, per carità, nel senso che il piano è molto complesso, è molto grande, insomma, quindi è molto complesso da attuare, le norme sono tante, però certo. Insomma, destreggiarsi, insomma, fare sintesi rispetto a tutto quello che viene, come dire, viene prodotto come informazione è molto importante. Nella terza parte faremo una panoramica sulle fasi di attuazione e di sorveglianza, quindi cominceremo a vedere quali sono le caratteristiche principali dei
dei percorsi, dei processi di selezione, quali sono le caratteristiche del circuito finanziario e così via. Premetto che nel prossimo incontro esamineremo un avviso del PNRR per entrare nel merito di alcune questioni importanti che riguardano l'attuazione dei principi base stabiliti dal piano, per esempio in termini di rispetto della normativa ambientale, che riguardano il ribaltamento sugli attuatori della determinazione di target e milestones. Vedremo come sono strutturati i criteri di selezione, diciamo, e di valutazione e così via. Quindi la domanda principale a cui dovremmo riuscire a rispondere oggi è come funziona il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e come possiamo acquisire l'informazione necessaria a pianificare un possibile intervento a valere sul piano. Allora, parto, devo dire, non ho resistito a mettere diciamo, queste due figure che ho tratto da una pubblicazione del Parlamento europeo, perché è carina anche se in inglese, e poi perché mi dà modo di tornare su un paio di questioni. Allora, nella parte sinistra vedete sintetizzati degli elementi chiave di cui abbiamo parlato. Il PNRR per l'Italia, prescindere dal fondo complementare, cui dedicheremo nella prossima riunione un piccolo spazio. Perché piccolo? Perché per gli enti locali certamente è fondamentale, ma rispetto al PNRR c'è meno, però comunque ne parleremo. 191,5 miliardi di euro, di cui il 36% sovvenzioni, grants, e il 64% dei loans. Questo, diciamo, ancora una volta spiega, insomma, perché chiarisce, perché io abbia tante volte richiamato, diciamo, nella scorsa riunione, il tema dei prestiti. Abbiamo una quota importante del complesso dei piani nazionali di ripresa e resilienza, voglio dire in Europa. Infatti, vedete che la quota del nostro PNRR sul totale è di circa il 27%, è molto alta. Il nostro piano è il più alto tra quelli europei. Questo avviene anche perché alcuni stati membri hanno rifiutato i prestiti, però questo è un aspetto, diciamo, meno importante, insomma, in questo contesto. Ecco, ci sono tre priorità che hanno anche una misurazione di tipo quantitativo, che sono la transizione verde, la transizione digitale e la concentrazione sulle regioni del Mezzogiorno. Cioè, in sostanza, nel negoziato con l'Unione Europea si è raggiunto un accordo sul fatto che dovessero essere adeguatamente rappresentati nel piano delle tematiche fondamentali per il nostro paese e in generale per l'Unione Europea. Innanzitutto la transizione climatica. Il 37,5% dei fondi è dedicato alla transizione climatica, la transizione digitale, un quarto del nostro piano è dedicato alla transizione digitale e ovviamente il Mezzogiorno, il 40% delle risorse del piano è destinato alle regioni del Mezzogiorno. Adesso, voi non trovate nel piano una allocazione precisa di fondi alle regioni al Mezzogiorno. Non ci sono nel piano delle riserve finanziarie. Non c'è un piano finanziario in cui si dice questi sono i 191,5 miliardi, allora il 40% di questi fondi io lo metto su un programma a Mezzogiorno, lo destino ex ante al Mezzogiorno. Non trovate una cosa del genere. È un'assegnazione programmatica, ma di cui si deve tenere conto negli avvisi, nei bandi. E
e in generale nelle procedure di ripartizione delle risorse a livello delle singole procedure. In ciascuna procedura, competitiva o non competitiva, noi dobbiamo trovare, ciascun avviso, ciascun decreto da parte delle amministrazioni centrali, dobbiamo trovare un'indicazione di quante delle risorse relative a quel singolo bando vanno al Mezzogiorno. In molti casi, devo dire, le amministrazioni centrali stanno dando al Mezzogiorno anche più di questo 40%, ripeto, proprio nell'ambito dei singoli avvisi. Infatti mi sembra che questo abbia anche suscitato qualche polemica, diciamo, che poi è atterrata sui media. L'ultima riga anche ve la segnalo, pagamenti finora effettuati sono tanti, il 24%, 46%, 46 miliardi circa, scusatemi, di euro. Se funzionasse un po' come i fondi, direi, caspita, un risultato straordinario. Non è proprio, diciamo, il caso invece in questo caso, perché qui si riferisce alle liquidazioni che vengono date all'Italia sulla base del raggiungimento di target e milestones. Però, come abbiamo visto l'altra volta, nella prima fase prevalgono soprattutto i milestones, cioè le riforme, i decreti, gli atti legislativi e così via. In un paese come il nostro c'è un pochino da preoccuparsi rispetto alle scadenze temporali invece che riguardano le realizzazioni, gli obiettivi, le opere, le infrastrutture, dove noi in generale siamo un pochino più lenti. Questa tematica di milestones e target, di traguardi ed obiettivi, ripeto ancora una volta, gli obiettivi sono quelli legati a conseguimenti quantitativi. Ad esempio i posti degli asili nido allestiti, le scuole messe in efficienza energetica, le persone disoccupate che sono state formate e così via. Ecco, vedete, guardando questi pallini, quelli più chiari i milestones e quelli più scuri i target, come i milestones prevalgono nella prima parte e poi progressivamente diminuiscono, invece per i target è il contrario, nella prima parte sono relativamente meno e poi diventano moltissimi proprio nell'ultima fase. E questo, diciamo, deve un pochino, come potenziali beneficiari, far scattare un'allerta, nel senso che questi sono obiettivi e milestones che devono essere raggiunti dallo Stato membro nel suo complesso, ma le amministrazioni, come vedremo, poi ribaltano la necessità di raggiungere questi traguardi e obiettivi anche sulle amministrazioni beneficiarie, sugli attuatori del piano. Allora, dato un po' questo quadro, un pochino di in cui, insomma, riepilogavo cose dette nella scorsa riunione, cominciamo a entrare nel merito della governance del piano. Quindi ci chiediamo come è strutturata la governance del PNRR, qual è il ruolo delle diverse amministrazioni, come sono ripartite le dotazioni finanziarie. Quest'ultimo aspetto è molto importante, chiarisce bene, secondo me, il modo in cui funziona il piano. Lo schema. Allora, noi abbiamo naturalmente la Commissione europea, che ha approvato il piano, che deve approvare le richieste di finanziamento da parte degli Stati membri, in cui viene argomentato, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, il raggiungimento dei milestones e dei target definiti per quella semestralità. E quindi la Commissione europea è anche, insomma, si può dire, insomma, un po' l'autorità massima del piano. A livello del nostro paese abbiamo la presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha una cabina di regia politica che si avvale di una unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Adesso, per capirci, l'unità dei professori sostanzialmente, no? Cioè un organismo tecnico-scientifico che dà consulenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto agli interventi da fare per semplificare la regolazione, per fare le numerose riforme che
sono state inserite nel piano. Ricordate, insomma, mi dispiace un po' per quelli che non hanno seguito la scorsa riunione, ma noi nel piano del PNRR abbiamo una novità, nel senso che non ci sono soltanto investimenti, cioè cose da fare materialmente, ma ci sono anche delle riforme, perché è stato ritenuto che inserendo coattivamente, scusate il termine, nel piano la necessità di fare alcune riforme, il complesso del piano e anche degli investimenti avrebbe avuto un'efficacia, un potenziale, diciamo, maggiore. Presso la cabina di regia naturalmente c'è una segreteria tecnica che funge, appunto, diciamo, che ha funzioni di supporto, e poi c'è il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, e quindi, come posso dire, una specie di comitato di sorveglianza, diciamo, del piano di livello nazionale, che interloquisce a livello politico per sorvegliare e indirizzare l'attuazione. Scendendo di livello, quindi questo è il livello della decisione politica, tra virgolette, scendendo troviamo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove abbiamo un servizio centrale per il PNR. Il MEF ha una funzione fondamentale nell'architettura del piano, perché è in sostanza l'istituzione che tiene contatti con la Commissione europea per quanto riguarda in particolare il circuito finanziario dell'informazione, che quindi convoglia tutte le informazioni che vengono dalle amministrazioni centrali degli attuatori, verifica in prima battuta che l'avanzamento, l'esecuzione del piano rispetti i cronogrammi, di milestones e di target, e quindi fa le richieste di pagamento, formula le richieste di pagamento e le invia alla Commissione europea. Quindi noi abbiamo un servizio dedicato presso il MEF, il servizio centrale per il PNRR. Presso il MEF e in particolare presso la Ragioneria Generale dello Stato è incardinato anche il grande sistema di gestione del PNRR, che è il sistema REGIS. Oggi ne daremo una brevissima definizione e poi cercheremo nella prossima riunione di vedere quali sono le conseguenze è la parola giusta in questo caso, in particolare per gli attuatori, rispetto all'alimentazione di questo sistema, che è un sistema di, appunto, di gestione, che quindi riguarda la programmazione finanziaria, la programmazione dei tempi, la rendicontazione, il monitoraggio, la gestione finanziaria. Il servizio centrale del PNRR è assistito da una unità di missione per la valutazione. Qual è il compito dell'unità di missione? Quella di verificare che i target e gli obiettivi dichiarati dalle amministrazioni centrali, che sono i titolari delle singole sezioni di attuazione del programma, effettivamente siano stati valutati correttamente. E abbiamo una unità di audit in posizione indipendente che fa i controlli, e in particolare i controlli di secondo livello. Chi di voi ha pratica con i fondi sa che noi abbiamo due funzioni, diciamo, di controllo: una prima funzione diretta presso l'amministrazione titolare, sostanzialmente detto controllo di primo livello, e una seconda funzione di controllo più alta, di sorveglianza più strategica, sostanzialmente, che è l'attività cosiddetta di audit o controllo, diciamo, di secondo livello. Noi abbiamo questa unità di controllo alta, generale, appunto, collocata presso il MEF, naturalmente sempre in posizione indipendente, perché questa è una caratteristica che devono avere i processi di controllo. Quindi il MEF è un po' il cervello, sostanzialmente, operativo del PNRR, in particolare dal punto di vista finanziario. Al di sotto del MEF ci sono le amministrazioni centrali. Le amministrazioni centrali sono, in questo, abbiamo detto, se il MEF è il dominus del piano, il suo complesso, ripeto, dal punto di vista del funzionamento, le amministrazioni centrali sono dominus dell'attuazione
nei territori, nei settori di loro competenza. Le amministrazioni centrali, in particolare, hanno dovuto istituire delle unità di missione dedicate, che si occupano solo di PNRR. Quindi abbiamo un'unità presso il Ministero dell'Istruzione, un'unità presso il Ministero della Mobilità Sostenibile, che utilizza moltissimi fondi, come vedremo fra breve. Un'unità presso il Ministero della Transizione Digitale. Adesso i ministeri stanno cambiando nome, quindi dovremo adeguare le nostre terminologie, però insomma ci siamo capiti. Ogni amministrazione centrale ha la sua unità di missione, che naturalmente è anche il riferimento per gli attuatori, cioè per i soggetti che attuano i progetti. E infatti le amministrazioni centrali sono titolari degli interventi per i settori di loro competenza. E come scelgono i progetti? Sostanzialmente li scelgono o a titolarità o a regia. Anche questa è una terminologia che, insomma, che chi si occupa di fondi riconosce. In pochi casi, pochi ma importanti, è l'amministrazione centrale stessa che è l'attuatore dell'intervento. Pensate, per esempio, a degli interventi relativi alle grandi infrastrutture. E quindi, per esempio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile attuerà dei programmi, in particolare nella missione 3, sui grandi collegamenti, sull'alta velocità, sulla digitalizzazione delle connessioni per la mobilità e così via. In molti altri casi, invece, le amministrazioni centrali scelgono attraverso attuazione a regia, cioè si rivolgono a soggetti attuatori diversi da loro stessi. E qui, diciamo, ovviamente, i soggetti attuatori possono essere di tutti i tipi. Possono essere degli enti locali, la gran parte degli interventi va sugli enti locali, possono essere istituti scolastici, possono essere imprese. Naturalmente, nel PNRR ci sono molte misure che prevedono l'erogazione di aiuti alle imprese, per esempio per la transizione digitale, per l'innovazione e così via, per la transizione verde e così via. Naturalmente, questo lo sottolineo, anche se non dedicheremo molto tempo a parlarne, tutti gli aiuti che vengono dati al sistema produttivo, alle imprese, i cosiddetti aiuti di Stato, sono sottoposti ad una disciplina molto rigida. Non rispettare questa disciplina, crea gravi problemi, costituisce gravi violazioni che poi vengono sanzionate e quindi questo è sempre opportuno tenerlo presente. Gli aiuti sono tali anche quando eventualmente vengono dati, per esempio, da amministrazioni locali. Non è importante, il tipo dell'amministrazione che concede l'aiuto. È importante che quello sia un aiuto, ovvero un incentivo dato al sistema produttivo, ad un'impresa produttiva, ad un'attività economica. Nel momento in cui l'aiuto si configura come tale, è sottoposto alla disciplina degli aiuti di Stato, che è una disciplina complessa che bisogna considerare, tenere sempre, insomma, presente. Questa è un'allerta, diciamo così, che è sempre utile fare. Va bene, poi diciamo qui nella presentazione ho messo per iscritto quello che vi ho un po' detto a voce. E quindi vedete, c'è una descrizione dei compiti della cabina di regia. La cabina di regia si avvale di una segreteria tecnica e di una unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, che è uno snodo tecnico-scientifico sostanzialmente rispetto all'attuazione delle riforme. Presso la cabina di regia opera il tavolo del partenariato in un regime appunto di sorveglianza ampia del PNRR. Il tavolo ha una funzione consultiva delle materie connesse all'attuazione del piano e segnala alla cabina profili ritenuti rilevanti per la realizzazione del piano. Il MEF, abbiamo detto, ha il controllo centralizzato dell'attuazione, il punto di contatto unico con la Commissione europea,
Il servizio centrale del PNRR fa un coordinamento operativo di monitoraggio, di rendicontazione, di controllo del piano e gestisce anche un fondo di rotazione. Adesso poi gli daremo uno sguardo, anche se non è una materia proprio di nostro specifico interesse. Il fondo di rotazione sostiene le amministrazioni centrali nell'esecuzione degli interventi. La razionalità è chiara, nel senso che questo è un programma performance based, quindi io faccio una cosa e ho i soldi soltanto quando ho raggiunto il traguardo o l'obiettivo e quindi potrei avere un po' dei problemi, insomma, rispetto alla gestione finanziaria come attuatore, insomma. L'unità di missione presso il servizio centrale del PNRR valuta il progressivo conseguimento di traguardi e obiettivi, l'unità di audit effettua le verifiche della qualità dei sistemi di controllo, abbiamo detto, le amministrazioni sono centrali, sono titolari delle diverse parti del piano di propria competenza, che agiscono attraverso l'unità di missione, i singoli interventi vengono fatti dagli attuatori che possono essere, abbiamo visto in alcuni casi le stesse amministrazioni centrali, ma in altri casi di attuazione e regia, le regioni, gli enti locali e tutti gli altri, tutte le altre organizzazioni, istituzioni di cui abbiamo detto. Il sistema di gestione unica del piano è coordinato dal MEF, ma è partecipato sia dalle amministrazioni centrali sia dagli attuatori che quindi hanno dei compiti di alimentazione del sistema REGIS. Non mi ricordo se l'avevo nominato prima. Il sistema REGIS è il sistema di gestione informativa del piano. Le attività di controllo sono svolte, abbiamo detto, a un livello superiore dall'unità di audit presso il MEF e a un livello di singola amministrazione centrale. Dalle amministrazioni centrali responsabili di misura, un po' come per esempio nei nostri programmi operativi, noi abbiamo un controllo di primo livello che è a servizio, diciamo, tra virgolette, dell'autorità di gestione, pur essendo peraltro in posizione anche a livello di controllo di primo livello, in una posizione di indipendenza. Tre definizioni importanti che scontano quella difficoltà, un pochino di cui vi dicevo prima. Gli attuatori sono i soggetti responsabili dell'avvio, dell'attuazione, della funzionalità dei progetti. Qui io vi do delle definizioni che ovviamente sono tratte dalle varie linee guida, dal diluvio delle linee guida circolari, diciamo, del MEF in particolare, e quindi sono i beneficiari nella denominazione, diciamo, dei fondi. I realizzatori sono fornitori di beni e esecutori dei lavori, cioè gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto e ovviamente che vengono individuati nell'ambito delle normative sui contratti pubblici. I destinatari sono i soggetti per i quali, soggetti o comunità, a vantaggio dei quali si manifestano i benefici dei progetti finanziati e attuati. Questa è l'impalcatura del PNRR dal punto di vista dei soggetti, diciamo, che partecipano alla sua realizzazione. Allora, questa tabellina è importante non tanto per le dotazioni finanziarie o per la loro ripartizione, ma è importante perché serve anche un po' a risolvere dei possibili equivoci per chi si occupa del PNRR e magari anche per chi occupandosi di fondi ha un'idea un pochino diversa. I 191,5 miliardi del piano sono tutti distribuiti fra le amministrazioni centrali. Quindi vedete, abbiamo ad esempio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che ha circa 40 miliardi, il Ministero della Transizione Ecologica che credo che stia per cambiare nome ha circa 35 miliardi, il Ministero dello Sviluppo Economico 18 miliardi, il Ministero dell'Istruzione anche circa 18 miliardi, il Ministero della Salute circa 16 miliardi e così via.
Ministero dell'Università, della Ricerca, dell'Interno, del Lavoro, della Cultura, dell'Agricoltura, della Giustizia, del Turismo, degli Esteri. Il MEF ha dei fondi, diciamo, che servono a garantirne la funzionalità più che fare investimenti e riforme. E abbiamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che anche ha una quota importante, vedete, circa 20 miliardi, e che li distribuisce fra i suoi dipartimenti. E quindi le pari opportunità, gli affari regionali, gli affari comunitari, o delle politiche comunitarie, diciamo, e la protezione civile e così via. Ecco, come abbiamo detto, torniamo un attimo su questo perché è interessante, importante. Che fanno con questi soldi le amministrazioni centrali? Un pochino, una parte, insomma, cioè un pochino, una quota, tutto sommato minore, anche se certamente importante dal punto di vista strategico, lo spendono in progetti che sono a propria titolarità, in progetti che sono a propria titolarità e quindi in cui rivestono il ruolo di attuatori. Per esempio sulle infrastrutture di grandi dimensioni, questo è un ruolo tipico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. La gran parte la utilizzano in procedure a regia, cioè in procedure in cui i beneficiari, gli attuatori, sono organismi pubblici o privati diversi dall'amministrazione titolare del programma. I progetti a regia possono essere selezionati attraverso procedure diverse. Quella che meglio conosciamo e anche quella tutto sommato prevalente è la procedura competitiva. Gli avvisi, in sostanza. E qui c'è un diluvio di avvisi, adesso vedremo anche come si può provare a destreggiarsi nel diluvio di avvisi. Ci sono due tipi di cataratte, diciamo così, dal punto di vista informativo nel piano. Una è quella degli avvisi, una è quella delle circolari del MEF. Qui bisogna, diciamo così, un pochino abituarsi a capire come orientarsi, diciamo, in proliferazione, diciamo, informativa. C'è una procedura di tipo concertativo-negoziale, abbastanza, come posso dire, limitata, diciamo così, nel piano, in cui l'amministrazione titolare negozia con, in particolare con amministrazioni locali, insomma, l'identificazione di progetti, ad esempio nell'ambito di un piano territoriale. E ci sono procedure basate su legge o su decreti, diciamo, di finanziamento. Ad esempio, una procedura diciamo, che si sta utilizzando è quella del riparto diretto delle risorse. Per esempio, per uscire dall'astrazione, il Ministero dell'Istruzione ha fatto delle procedure, in particolare su misure di contrasto alla dispersione scolastica, senza fare degli avvisi. E questo aveva senso, ha senso, diciamo, in un caso del genere, senza fare degli avvisi, ma sulla base di parametri legati sia alla numerosità dei ragazzi, diciamo, degli alunni delle scuole, sia alla fragilità relativa, in termini per esempio di incidenza del tasso di dispersione scolastica, ha fatto un riparto dei fondi disponibili prima a livello di regioni e poi le dotazioni di ciascuna regione sono stati proprio ripartiti fra gli istituti scolastici. Così gli istituti scolastici non hanno l'onere di partecipare a procedure di selezione anche incerte, se vogliamo, certamente hanno l'onere di attuare, che è una cosa indubbiamente complessa, diciamo, in un quadro così stringente di vincoli come quello posto dal PNRR. Allora, fra una quindicina di minuti facciamo 5 minuti di pausa. Quindi diciamo. Va bene, va bene. Ok, quando vuoi interrompi e facciamo 5 minuti. Ok. Cerchiamo però almeno di introdurre, diciamo, questa questione. Allora, il tema
è molto delicato, come dicevo. Allora, prima di tutto, abbiamo visto, diciamo, nel nostro incontro la vastità delle articolazioni programmatiche, se mi passate questo termine un po' enfatico, del PNRR. Noi abbiamo le sei grandi missioni, abbiamo 16 componenti, abbiamo ambiti, abbiamo misure. Le misure sono riforme o sono investimenti. Allora, diciamo, il servizio di informazione e comunicazione del piano ha fatto, devo dire, già dall'anno scorso, però mi sembra ancora diciamo attuale come elaborazione, ha fatto una pubblicazione interessante. Diciamo, io vi ho segnato qui anche il link, che si chiama I comuni e le città nel PNRR, le risorse e le sfide. Le sfide sappiamo quali sono, le risorse magari può essere interessante, nel senso che loro hanno fatto un tentativo di identificare gli interventi, e qui parliamo soprattutto in effetti di investimenti sostanzialmente, gli investimenti di maggiore interesse per gli enti locali. Ripeto, questa è una utile elaborazione, ma non è il piano. Il piano non dice ai comuni va tanto o alle regioni va tanto, ma semplicemente fa un'articolazione, insomma, ha elaborato un'articolazione di interventi in cui naturalmente alcuni di questi interventi sono prevalentemente di interesse territoriale. Allora, questi di Italia Domani hanno guardato, insomma, hanno scorso, hanno esaminato, insomma, gli interventi, gli investimenti, ripeto, in particolare del PNRR, e hanno detto: secondo noi queste sono le misure, scusate, gli investimenti che sono che vedono un protagonismo, che devono vedere un protagonismo soprattutto degli enti locali. E sono questo: M1C3, missione 1 componente 3, investimento 2.1, attrattività dei borghi. Io mi limito a leggere perché poi alla fine, voglio dire, dal titolo dell'investimento si capisce anche di che cosa si parla. 2.1, attrattività dei borghi. Sempre in M1C3, tutela e valorizzazione dell'architettura del paesaggio rurale. M1C3, programmi per valorizzare le identità di luoghi, parchi e giardini storici. E quindi qui siamo nell'ambito di una dimensione turistico-culturale dell'intervento. M2C1, missione 2. Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti, quindi qui siamo nell'ambito della transizione climatica. M2C1, isole verdi. M2C2, rafforzamento della mobilità ciclistica. Ancora M2C2, sviluppo trasporto rapido di massa, bus ovviamente diciamo, ambientalmente sostenibili, piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica. Qui siamo nell'ambito dell'energia, interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Qui siamo sempre nella seconda missione, quindi parliamo di interventi di transizione climatica. Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, rinaturazione dell'area del Po, ovviamente questa ha già anche una definizione, una perimetrazione tipo territoriale geografica precisa. M4C1, qui siamo passati alla missione 4, quella diciamo sull'istruzione e il lavoro. E qui abbiamo piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, piano per l'estensione del tempo pieno e mense, potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola, piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Poi passiamo nella quinta missione, che è quella della coesione territoriale o interventi
aggiuntivi di coesione territoriale, rigenerazione urbana volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, piani urbani integrati e superamento, diciamo, questi sono sub-investimenti. Nell'ambito dell'investimento piani urbani integrati, noi abbiamo piani urbani integrati, superamento e insediamento abusivo, fondo dei fondi, cioè sono delle attività di partenariato pubblico-privato e quindi di finanza mista sostanzialmente. Sempre nella quinta missione, social housing, un piano innovativo per la qualità abitativa. Ancora nella quinta missione, sport e inclusione sociale. Poi strategia nazionale per le aree interne. Il PNRR contribuisce al finanziamento della strategia nazionale per le aree interne, valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e infine investimenti infrastrutturali per zone economiche speciali. Dice Italia Domani, secondo queste stime, questi calcoli che ripeto non sono informali, ma comunque possono essere un utile orientamento. A comuni e città metropolitane sono destinati 28 miliardi di euro, ad un gruppo indistinguibile, regioni, province e comuni, sono destinati 10,79 miliardi di euro, alle regioni 10,84 miliardi di euro. Allora, intravedo anche, diciamo, chiaramente sulla base di una elencazione generale, un'esigenza di approfondimento. Come facciamo a approfondire? Allora, io vi segnalo qui soprattutto due fonti informative, o due e mezzo. Diciamo, l'informazione sul PNRR poi sta un po' ampliandosi, mi viene la parola proliferando, insomma, e quindi a volte proprio l'informazione sull'informazione è difficile anche da dare. Però io vi segnalo il sito informativo ufficiale che è Italia Domani e ve ne segnalo anche un altro che secondo me è molto interessante, insomma, è molto compatto. Ecco, in particolare. No, non è cambiata. Io ci sono andato ieri. Queste cose le ho attaccate ieri. Mi dispiace, insomma, forse le avranno ripristinate. Allora, sul sito di Italia Domani, io posso fare una ricerca, filtrata, in particolare, come vedete, partendo dalla missione. Ho, diciamo, varie possibilità di filtri, quella che riguarda la missione, e quella che riguarda le componenti. Per esempio, posso partire, diciamo, da una ricerca di questo tipo. E quindi, ho in sostanza vedete, una elencazione, di tutte le procedure che sono in corso su quella, determinata, componente. Anche a livello di singolo investimento. E quindi nel momento in cui io identifico una componente e anche un investimento che ritengo possa essere di mio interesse, su Italia Domani posso capire qual è lo stato procedurale di attuazione per quella specifica per quello specifico investimento. Fermo rimanendo che la descrizione dei singoli investimenti sta già nel corpo del PNRR. Quindi un approfondimento, per quanto sintetico, del contenuto di ciascun investimento, io quello lo trovo direttamente nel piano, cosa per esempio che non succede con i programmi operativi. Invece nel piano io ho proprio una descrizione dei diversi investimenti. Su Italia Domani posso capire quel determinato investimento dal punto di vista procedurale a che punto è. Per esempio, qui ho provato ripeto, i filtri sono diversi, ho provato a filtrare
filtrare, diciamo, rispetto al Ministero dell'Istruzione, e ho avuto una panoramica su gli avvisi sia in corso sia scaduti che in questo momento il Ministero dell'Istruzione sta rivolgendo ai suoi attuatori sostanzialmente, che sono enti locali e istituti scolastici. Oltre all'informazione sugli avvisi, nel sito Italia Domani è possibile consultare gli atti e i documenti rilevanti. In particolare, vedete, vi ho messo c'è un archivio sostanzialmente di tutte le linee guida, i decreti, le circolari che man mano vengono prodotte e che pure è molto utile, naturalmente, ripeto, perché la produzione, inevitabilmente, diciamo, la produzione di queste norme è molto ampia, insomma, ecco. Quindi, la prima informazione, ripeto, una volta che io ho, poi adesso faremo, diciamo, un percorso un pochino più definito, insomma, di pianificazione, diciamo, del nostro interesse per le varie misure, però, insomma, un primo sito, diciamo, una prima fonte informativa importante, un po' dispersiva, questo è il mio modestissimo parere, ma è quello di Italia Domani. Fra l'altro, Italia Domani pubblica anche dei resoconti relativamente aggiornati sulla situazione di milestones e target. E quindi ci dà modo, diciamo, attraverso lo scarico, diciamo, di fogli Excel sostanzialmente, di capire a che punto è l'attuazione di ciascun milestones e target del piano. Diciamo, con riferimento, diciamo, alle varie scadenze temporali che sono definite. Ecco, un sito che anche io vi segnalo, che io per la verità trovo più maneggevole, però insomma, questa è una questione di gusti, è quello dell'Osservatorio sul PNRR dell'Università di Tor Vergata. Anche qui c'è la possibilità di raccogliere informazioni, o meglio di accedere ad informazioni attraverso filtri. In particolare, diciamo, posso filtrare a seconda che io voglia informazioni su tutti i programmi, sul piano, sul fondo complementare, sul React-EU. Posso filtrare poi per missione. Posso filtrare per componente e posso anche identificare gli investimenti a cui sono maggiormente interessato. A livello degli investimenti, vedete, c'è la possibilità di fare appunto una query, una ricerca, e ottengo delle informazioni che sono in alcuni casi avvisi, informazioni su avvisi. Ma ci sono anche delle informazioni diversificate, insomma, attinenti, insomma, con la realizzazione di questo investimento. Per esempio, vedete, qui, diciamo, ci informa sulla via libera alla riforma degli istituti tecnici professionali. Qui la query riguardava la missione 4, componente 1. Il monitoraggio ANPAL del programma GOL, insomma, programma di accompagnamento al lavoro, nuovi piani allo studio del MIUR sulla riforma degli studi tecnici secondari. Insomma, ha un approccio un pochino più generale di informazione e che secondo me però aiuta ad orientarsi. Ok, allora, sfruttando queste fonti informative, vediamo un pochino di seguire il nostro percorso logico adesso, subito dopo 5 minuti di pausa, che saranno effettivamente 5 minuti, massimo 6. Cerchiamo di capire queste fonti informative, come utilizzarle per seguire un nostro percorso logico, sostanzialmente, di pianificazione.
diciamo, di nostra pianificazione del possibile ricorso a fondi del piano. Adesso proviamo a fare questo passaggio partendo un po' da questa identificazione, diciamo, di fonti informative che sono complementari, insomma, in qualche misura sono apposta, insomma, però sono complementari. Vediamo un po' quale può essere il nostro percorso logico, in particolare partendo da un fabbisogno. Noi, diciamo, partiamo da un'esigenza molto generica, cioè la percezione di un fabbisogno. Ad esempio, immaginiamo che un'amministrazione comunale percepisca, sulla base di dati oggettivi naturalmente, il fabbisogno deve essere costruito in base a dati oggettivi e anche percettivi, un fabbisogno di intervento per la qualificazione di edifici scolastici presenti nel proprio territorio. La prima cosa che faccio è vedere se potenzialmente ci sono delle missioni e delle componenti in cui posso immaginare di trovare degli investimenti che soddisfino questo fabbisogno. Italia Domani da questo punto di vista è utile perché, vedete, io posso filtrare, fare una ricerca filtrando, in particolare scelgo la missione 4, istruzione e ricerca, identifico la componente che è la M4C1, che è in particolare il potenziamento dell'offerta formativa e così via. Potrei utilizzare anche altri filtri, questi però sono quelli che nel caso specifico soddisfano la mia esigenza di informazione e quindi vedete, identifico il filtro, l'informazione sul portale mi dà tutti gli investimenti previsti per la M4C1 e io vedo in particolare di avere degli investimenti che riguardano la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'edilizia scolastica, il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola. L'esempio in realtà è quello è fatto sulle infrastrutture per lo sport a scuola, però insomma adesso poi su questo sarà chiaro adesso. Qual è il passaggio successivo? Il passaggio successivo è quello di capire come è organizzata dal punto di vista di target e milestones questo investimento. Perché è importante? Perché questo non è un problema solo dell'amministrazione centrale, cioè solo del Ministero dell'Istruzione, ma come vi dicevo in precedenza è un problema che viene, tra virgolette, ribaltato sugli attuatori, nel senso che come dire, il nucleo centrale come posso dire, del contratto, dell'accordo fra l'amministrazione e l'attuatore nel momento in cui sarà selezionata la sua proposta, e il nucleo centrale è proprio assicurare, ovviamente pro quota, che i target e gli obiettivi di quell'investimento siano raggiunti. E quindi quali sono, diciamo, in questo percorso logico, il passaggio successivo è dire quali sono i traguardi e gli obiettivi di questo investimento. È utile accertare quali sono, la fonte per capirlo è l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio. Probabilmente ci sono altre fonti, ma questa è la fonte originale, cioè l'allegato della decisione che ha della Commissione europea che ha approvato il PNRR, ecco, nell'allegato io ho una identificazione di quella, tipo quella che vedete rappresentata per tutti gli investimenti e anche per tutte le riforme previste dal piano. E quindi, ad esempio, io vedo, questo esempio l'abbiamo già fatto nello scorso incontro, che sull'investimento 1.3 di M4C1, potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, immaginiamo nell'ambito di questa simulazione che questa sia la misura di nostro interesse, innanzitutto c'è un traguardo da raggiungere. In particolare entro il primo trimestre del 2024 deve essere raggiunto un traguardo di aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione.
E quindi descrivendo meglio, diciamo, questo traguardo, la notifica da parte delle autorità locali beneficiarie del finanziamento dell'aggiudicazione di tutti i contratti dei lavori pubblici per interventi ammissibili. Questo è un'indicazione importante anche per gli attuatori, nel senso che ovviamente nella procedura del Ministero dell'Istruzione si chiederà agli attuatori di rispettare questi termini. C'è poi la descrizione del traguardo, diciamo, in maniera più completa. L'aggiudicazione deve essere conforme agli orientamenti tecnici, non arrecare un danno significativo. Poi vedremo con un po' più precisione nel nostro prossimo incontro cosa questo significa, a che cosa deve essere finalizzato il piano di investimento, strutture sportive e palestre annesse alle scuole. Insomma, dà un po' le caratteristiche generali dell'intervento che gli attuatori, che anche gli attuatori, dovranno rispettare. Questo è il traguardo. L'obiettivo è, diciamo, è rappresentato, è espresso, è misurato dai metri quadrati realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive. Entro il secondo trimestre del 2026, il Ministero dell'Istruzione, per soddisfare questo obiettivo, dovrà dimostrare di avere raggiunto un obiettivo di 230.400 metri quadrati di palestre, di strutture sportive e palestre realizzate. Pro quota, ovviamente, questo significa che anche gli attuatori si dovranno fare carico di questo, del raggiungimento di questo indicatore. Quindi questo già ci dà delle indicazioni importanti, nel senso che come amministrazione io mi devo chiedere: ce la farò entro il primo trimestre del 2024 a aggiudicare i contratti di lavoro? Ce la farò e i miei realizzatori, quando li avrò selezionati, ce la faranno a finire entro il secondo trimestre del 2026, che poi è la data finale sostanzialmente della realizzazione del piano? E quindi questo anche ci dà delle indicazioni importanti, ripeto, a livello anche di singoli attuatori. Ecco, il passo successivo è quello di capire a che punto è l'attuazione di questo intervento. E qui devo dire si possono usare indifferentemente, direi, le due fonti. Io trovo più efficace, ma è una mia preferenza personale, più efficace il portale dell'Università di Tor Vergata, questo osservatorio del PNRR, impostando M4 come missione, M4C1 come componente, investimento, potenziamento, infrastrutture per lo sport a scuola come investimento. Io ho tutte le notizie, tra virgolette, che riguardano questo investimento e quindi, ad esempio, so che nel caso, diciamo, è una procedura già, diciamo, ampiamente avviata. So che è stato pubblicato un avviso pubblico. So che il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato delle istruzioni, in particolare di aiuto, di supporto alla creazione del CUP. So che ci sono dei protocolli d'intesa sottoscritti e così via. Quindi, ripeto un po' quello che vi dicevo in precedenza, non si tratta soltanto del mero atto o della procedura, ma si tratta un po' di un'informazione un po' utile, informazione, diciamo, un pochino più generale. Ecco, adesso il passo successivo, naturalmente, è accedere agli atti della procedura. Cioè, una volta che mi sono fatto le idee un po', diciamo, sui contenuti e lo stato di attuazione, mi devo fare un'idea sugli atti, sulla procedura. E qui la fonte migliore probabilmente, devo dire, anche qui, diciamo, io posso recuperare questa informazione in più parti, però la fonte più autorevole, più ufficiale, è quella ufficiale, cioè nel caso specifico è la fonte del Ministero dell'Istruzione. In particolare, il Ministero dell'Istruzione, come le altre amministrazioni, hanno un sito dedicato, un portale di informazioni dedicato al PNRR.
Ecco, vedete che vedete che diciamo c'è un'elencazione di avvisi. Ripeto, non proprio il Ministero dell'Istruzione ha attuato anche delle procedure non competitive, però qui vedete c'è una informazione in particolare che riguarda le infrastrutture che sono rivolte agli enti locali. C'è anche una sezione di interventi educativi sostanzialmente che è rivolto alle istituzioni scolastiche. Mi trovo ad esempio un avviso potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola. Io clicco, diciamo, su questa sull'immagine e accedo ad atti e documenti e quindi ho l'avviso pubblico con i suoi allegati. Ho le graduatorie, ovviamente qui io mi sto mostrando, diciamo, una procedura che è già avanzata, insomma, ho atti e decreti rilevanti e così via. Vi faccio due, diciamo, due richiami che poi nel prossimo incontro, ripeto, in cui proprio vedremo la struttura di un avviso. Su cui tornerò, diciamo, nel prossimo incontro, però vedo in particolare, vedete, l'allegato 2 è la scheda progetto, che insomma ai progettisti comunali, diciamo, per i progettisti comunali è un cimento importante, naturalmente, cioè voglio dire, un elemento essenziale, diciamo, nella nostra partecipazione, e vedo anche l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, cioè una volta il proprio progetto sia stato finanziato, l'amministrazione stipulerà, o meglio, nel caso dell'atto d'obbligo, aderirà ad un atto proposto al Ministero dell'Istruzione in cui si impegna, ma questo anche lo vedremo, insomma, lo vedremo in dettaglio perché insomma, è una parte importante da sviluppare nel prossimo incontro, e, insomma, con l'atto d'obbligo l'amministrazione aderisce alle condizioni richieste dell'amministrazione centrale, in particolare in termini di rispetto del cronogramma, così come di spese ammissibili e di tutte le altre condizioni. Allora, naturalmente noi qui, parlando ad enti locali, parliamo prevalentemente di investimenti, nel senso che certamente non sono le amministrazioni territoriali a elaborare riforme. Abbiamo detto, insomma, nel corso del nostro scorso incontro come una componente fondamentale, importantissima del piano sia quella delle riforme. Allora, io che trovo, diciamo, a livello di riforme del piano? Adesso sarà chiaro perché vi ho riportato un attimo indietro. Trovo riforme cosiddette orizzontali, cioè che riguardano il piano nel suo complesso, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia. Ho delle riforme abilitanti, che in particolare sono quelle riforme che tendono a semplificare e razionalizzare la legislazione, o anche a rimuovere gli ostacoli alla concorrenza. Ho delle riforme settoriali, cioè quelle che riguardano specificamente le varie componenti e i vari ambiti di intervento, ad esempio la riforma degli ITS nel caso dell'istruzione scolastica, la riforma del reclutamento dei docenti e così via. E abbiamo delle riforme cosiddette di accompagnamento che non fanno, diciamo, parte degli impegni presi nel piano, perché qua parliamo di impegni che il governo italiano ha assunto di fare queste riforme. Ci sono altre riforme cosiddette di accompagnamento, non sono comprese nel periodo del piano, però ne accompagnano l'attuazione, equità del sistema fiscale, protezione dei lavoratori. Allora, abbiamo detto, ci sono alcune di queste riforme, in particolare le riforme abilitanti, che sono particolarmente rilevanti per le istituzioni locali. Qui io ve ne indico tre, potrebbero essere anche altre, però
Ecco, il contesto, il messaggio, diciamo, di questa sera è che il contesto cambia, nel senso che queste riforme poi modificano in alcuni settori importanti le regole del gioco e a questo bisogna essere pronti. In particolare c'è una riforma del federalismo fiscale, quindi migliorare le relazioni finanziarie tra diversi livelli di governo, assegnare alle amministrazioni subnazionali le risorse sulla base di criteri oggettivi e così via. Io vi faccio un inquadramento generale, d'altra parte io non sono assolutamente esperto, diciamo, di queste materie, però diciamo, il messaggio appunto che voglio darvi è che queste riforme avranno impatto sui contesti anche sui contesti amministrativi locali. Una seconda riforma è sui tempi di amministrazione della pubblica amministrazione. In particolare l'obiettivo è quello che quello di assicurare che entro 30 giorni le pubbliche amministrazioni pagheranno i loro fornitori, le autorità sanitarie già entro 60 giorni, e che queste siano riforme permanenti, che rendono questi risultati permanenti. Una riforma è quella del cosiddetto e-procurement, della digitalizzazione delle procedure di contratti pubblici, che prevede formazione e supporto, strumenti di acquisto avanzati, evoluzione del sistema nazionale di procurement e così via. Cioè, questo è un aspetto pure da tenere presente, anche se chiaramente non ricade nella nostra diretta responsabilità. Il sito di Italia Domani dà un'informazione generale sullo stato delle riforme. Io ho questi screenshot li ho presi ieri, insomma, mi è sembrato che insomma c'è da lavorare su queste cose, nel senso che sono tre riforme, in particolare quelle che abbiamo visto, che sono attualmente in fase di partenza. Ok, allora. Questa parte la facciamo rapidamente, come vi dicevo, nel corso del nostro prossimo incontro. Nel corso del nostro prossimo incontro poi entriamo nel merito di queste questioni. Diciamo, io vorrei utilizzare giusto una quindicina di minuti, poi magari lasciando anche spazio per qualche domanda o anche qualche riflessione, avvertendo però che le domande, io spero di arrivare a risolvere tutti questi che sono stati fatti, però al momento opportuno, diciamo così, altrimenti poi la discussione diventa disordinata. Però, diciamo, ecco, proviamo a fare un po' una panoramica sulle fasi di attuazione e sorveglianza. Allora, punto primo. Come si selezionano i progetti? Il MEF produce delle linee guida. Le linee guida del MEF sono pericolose, tra scherzo, naturalmente. Sono molto impegnative, insomma, c'è una grossa produzione regolamentare di istruzioni tecniche, giusto, perché il piano, abbiamo detto, insomma, è così, così grande, così difficile da attuare. Queste linee guida di ottobre 2021, devo dire, sono di interesse soprattutto delle amministrazioni centrali e dicono in sostanza come, tra le altre cose, come devono essere fatte le procedure di selezione. E quindi danno istruzioni sulle modalità di selezione dei progetti, quelle che gli ho fatto vedere in precedenza, gli elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito PNRR, cioè la scaletta sostanzialmente. Gli elementi per la predisposizione della legge di finanziamento in ambito PNRR, cioè la selezione non basata su procedure competitive, quella del riparto, per esempio, abbiamo visto, gli elementi comuni propedeutici all'avvio dei progetti, gli schemi relativi a convenzioni, checklist di verifica e così via. E quindi, per esempio, le convenzioni fra le amministrazioni centrali titolari degli interventi e gli attuatori devono conformarsi, ai modelli impostati dal MEF. Questa è la struttura degli avvisi, secondo le istruzioni, certamente non ci sono cose per voi, insomma, come
particolarmente come dire, nuove, insomma, è una struttura degli avvisi abbastanza classica, però ci sono degli aspetti, diciamo, su cui voglio proprio rapidamente soffermarmi. Un primo aspetto che riguarda la struttura degli avvisi, ma che se non riguarda gli avvisi, riguarda anche le convenzioni che vengono fatte con gli attuatori, perché è un impegno che l'amministrazione centrale chiede agli attuatori. Un primo elemento riguarda gli interventi finanziabili, diciamo, cioè il cronogramma procedurale dell'intervento è uno degli aspetti centrali, nel senso che i target e i milestones che gli attuatori si impegnano a rispettare devono naturalmente essere compatibili con gli impegni del piano. Quindi il cronogramma che riguarda la dimensione finanziaria, la durata e i termini di realizzazione del progetto è un punto centrale. Le spese ammissibili, ma su questo non vi dico niente di nuovo, adesso anche nella nuova programmazione dei fondi sta prendendo piede la modalità di rendicontazione basata sulle opzioni semplificate di costo. In questo magari un attimo, uno spazietto, cerchiamo di ricavarcelo nel prossimo incontro, o anche nella parte sui fondi lo ricaveremo, però insomma è una cosa interessante, nel senso che, per esempio, i nuovi regolamenti dei fondi prevedono che anche il FESR, il fondo sociale è già molto spesso basato sulle opzioni semplificate di costo, cioè non sulla rendicontazione a costi reali, ma su una rendicontazione basata su parametri, sostanzialmente. Poi sarò più preciso, su tabelle di costo, su somme fisse e così via. E la cosa interessante, per esempio, il FESR non c'entra niente, però il principio è lo stesso, è che questa modalità di rendicontazione viene estesa anche al FESR fino a 200.000 euro in particolare. Poi però di questo parleremo. Ci sono anche numerosi altri aspetti di cui diciamo tenere presente rispondendo ad un avviso, per esempio il cosiddetto, per esempio le riserve, cioè bisogna tenere conto della necessità di destinare risorse. Questo per l'amministrazione centrale alla transizione digitale, alla transizione ambientale, al mezzogiorno. Per gli attuatori, invece, per esempio, c'è il famoso principio DNSH, non arrecare un danno significativo all'ambiente, che deve essere argomentato. Su questo spero, non spero, su questo nel prossimo incontro cercherò di dare qualche indicazione in più. Purtroppo sono delle materie molto ampie, diciamo, che meriterebbero addirittura dei webinar dedicati, però l'obiettivo di questi nostri incontri è introdurre a queste materie. Tre punti di attenzione. Allora, rispetto ad un avviso, tra virgolette, classico, sostanzialmente, che poi sono cose, diciamo, di cui vi ho già detto sostanzialmente. La prima riguarda la metrica, cioè oltre che al costo del progetto, va posta attenzione a quanto si prevede di realizzare in base alla metrica del target, ad esempio metri quadrati di spazi costruiti o resi energeticamente efficienti, nuovi posti in asili nido e così via. Questo perché noi, nel nostro piccolo, tra virgolette, dobbiamo contribuire all'obiettivo generale che deve raggiungere la nostra amministrazione. I milestones, altro punto di attenzione, gli attuatori devono essere preparati ad affrontare tempi di realizzazione coerenti con i milestones e la misura, ad esempio l'aggiudicazione dei lavori. I requisiti, il problema non è solo rispettare milestones e target, ma rispettare condizioni in base ai criteri di selezione, per esempio le caratteristiche delle opere dei beneficiari, il rispetto del principio del DNSH e così via. Cioè, in sostanza, il PNRR ambisce ad essere un programma di grande innovazione, diciamo, anche nella qualità, per esempio, delle infrastrutture o delle strutture pubbliche, e i progetti naturalmente devono essere coerenti con questo approccio,
con questo approccio del piano. Un altro snodo, quindi fase di selezione sulla base di un avviso, anche non sulla base di un avviso, ma con criteri abbastanza stringenti rispetto a quello che si chiede alle amministrazioni in termini, diciamo, di caratteristiche e qualità progettuale. Dopo l'approvazione del graduatore, l'amministrazione formalizza il finanziamento o attraverso una nota di accettazione del finanziamento, cosiddetto atto d'obbligo, con cui si accettano espressamente e integralmente i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto, oppure si sottoscrive una convenzione ad hoc che disciplina diritti e obblighi delle due parti. L'atto d'obbligo è più leggero, sostanzialmente la convenzione è un vero e proprio contratto, diciamo, per i progetti un po' di maggiore dimensione, insomma, ripeto, che si stabilisce fra l'amministrazione centrale e il soggetto attuatore. Questo aspetto l'ho, come dire, richiamato diverse volte, diciamo, nel corso, diciamo, della nostra discussione, però lo ripeto. PNRR nel suo complesso è un programma performance-based, basato sul conseguimento di risultati e target. Questa situazione non viene completamente ribaltata sugli attuatori, anche se comunque ci sono ovviamente dei vincoli. In particolare, la relazione fra l'attuatore e l'amministrazione centrale è una relazione classica, se volete, cioè di rendicontazione della spesa. Quindi, qui, diciamo, ho preso un esempio, diciamo, da un avviso, però sono tempi standard. Cioè, c'è il decreto di concessione per l'attuazione della proposta da parte del Ministero entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. I contributi, ovviamente ogni avviso poi può avere una sua specificità, però questo, diciamo, è un criterio generale. L'anticipazione del 10% dopo la comunicazione dell'avvio del progetto in base al cronogramma di spesa, delle quote intermedie fino al raggiungimento del 90% dell'importo dell'intervento sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Quindi vedete che il criterio è classico ed è completamente diverso da quello del performance based che riguarda il piano nel suo complesso, e il saldo del 10% sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la piena realizzazione dell'intervento. Le richieste di erogazione sono presentati al Ministero, corredate dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute, da una dichiarazione circa rispetto di condizioni di ammissibilità e spese ammissibili, e una relazione sull'avanzamento dell'intervento rispetto a quanto previsto dalla proposta selezionata. Il principio del rispetto del cronogramma e degli indicatori è fondamentale, pur basandosi la relazione, diciamo, il contratto, diciamo, fra amministrazione centrale e beneficiario su una rendicontazione delle spese, però, diciamo, ci sono degli obblighi relativi al conseguimento delle realizzazioni. In particolare, le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale nei casi di perdita di requisiti di ammissibilità e regolarità della documentazione non sanabile, mancato rispetto del cronoprogramma per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse, al soggetto realizzatore, mancata realizzazione anche parziale del programma di investimento. E quindi vedete, ovviamente, sono previste delle revoche. Sarebbe in generale, insomma, questo è il criterio. Però, diciamo, in questo caso la possibile revoca è basata sul mancato conseguimento dei milestones e dei target che sono, ripeto, ribaltati nella relazione fra amministrazione centrale e beneficiario. Comunque, su questo aspetto torneremo, diciamo, nel prossimo webinar esaminando l'avviso e quindi vedendo poi, appunto, quali sono le possibili cause di revoca totale o parziale dei finanziamenti.
Questo giusto per completare il ragionamento sul circuito finanziario. Quindi il soggetto attuatore realizza il progetto selezionato dall'amministrazione, rendiconta alla stessa l'amministrazione di spese, traguardi e obiettivi, trasmette la domanda di rimborso. Poi l'amministrazione centrale che cosa fa? Controlla la regolarità della domanda di rimborso, c'è una funzione di controllo di primo livello, utilizzo una terminologia che probabilmente c'è più familiare, e trasmette la domanda di pagamento al MEF, al servizio centrale per il PNRR. Il MEF raggruppa le domande di pagamento per traguardi obiettivi, perché chiaramente è interessata in prima battuta al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di quel semestre, e trasmette la richiesta alla Commissione europea 2 volte all'anno. Abbiamo visto come anche il MEF esercita un'attività di l'abbiamo chiamata un'attività di audit, è un'attività in sostanza di controllo dei controlli, di super controllo, diciamo, che si aggiunge all'attività di controllo fatta dalle amministrazioni centrali. Ecco, per facilitare lo svolgimento finanziario delle realizzazioni, c'è un fondo di rotazione. Il fondo viene perché bisogna facilitarlo, per quello che vi dicevo prima, sostanzialmente, perché il programma è performance-based, quindi i soldi si hanno veramente alla fine e le amministrazioni intanto devono realizzare. E quindi il MEF ha istituito un fondo di rotazione a cui accedono le amministrazioni centrali, e naturalmente le amministrazioni centrali possono poi ribaltare, diciamo, questi fondi in termini di anticipazioni agli attuatori, una volta che i progetti siano stati approvati e siano avviati. Allora, qui so quanto sia alto, diciamo, l'interesse per diciamo, il monitoraggio. Io, diciamo, ne parleremo nel vostro prossimo incontro, in particolare vedendo che cosa viene richiesto nell'ambito degli avvisi ai beneficiari per quanto riguarda questo. Io mi limito qui veramente a introdurre la materia, nel senso che abbiamo un sistema gestionale, non solo un sistema di monitoraggio, che è il REGIS, che è gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il MEF. Abbiamo delle importanti linee guida. I livelli, possiamo fare un paio di anticipazioni. La prima anticipazione è che i livelli di osservazione di REGIS sono, diciamo, su 3 dimensioni. Una dimensione relativa a investimenti e riforme, quindi è messo, diciamo, sotto il fuoco dell'osservazione, riguarda investimenti e riforme, riguarda il rispetto di milestones e target, che sono un aspetto fondamentale della sorveglianza, e riguarda i singoli progetti. Il sistema, in particolare nella componente di gestione, è attuato in modo partecipato, cioè chi va sul Regis? Ci vanno le amministrazioni centrali, in particolare per quanto riguarda la impostazione delle programmazioni finanziarie generali, l'impostazione di milestones e target generali, e ci vanno naturalmente i soggetti attuatori. Una primissima, molto sintetica, un primissimo molto sintetico elenco, diciamo, di dati forniti dai soggetti attuatori. Vedete gli elementi anagrafici identificativi di localizzazione, i soggetti correlati, le informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l'acquisto di beni e realizzazione di servizi, la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa, il cronogramma procedurale di progetto, che è il cuore di tutto questo, gli avanzamenti procedurali e fisici, gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni dell'Unione Europea, la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo, compresi gli esiti dei controlli, da rendere disponibili su richieste per eventuali audit di autorità nazionali dell'Unione Europea, ogni altra informazione richiesta
dalla natura del progetto, però su questo vi prometto, insomma, che nel prossimo incontro, in particolare guardando quello che troviamo scritto nel bando, in un bando tipo, ci soffermeremo ulteriormente.